tutto cittadino per Margherita, lo ha deciso il sindaco Baccini dopo l'incidente in cui ha perso la vita la bambina di 12 anni. I funerali domani nella chiesa del Padule. CGIL accorpamento con Massa, tra un anno le due strutture provinciali verranno accorpate. Franco Chiriaco è eletto segretario a Lucca, bagarra al congresso sulla richiesta di dimissioni di Mauro Moretti, amministratore delle ferrovie. Grande sfida tra giovani matematici, l'Istituto Pertini ha ospitato la fase regionale delle Olimpiadi per gli studenti, bene le squadre lucchesi. Lo sport, Super Vannucchi stende in Lecce, grazie ad una doppietta del centrocampista il Viareggio supera per 2-0 la squadra pugliese. Ponsacco e Portuale con la vittoria in tasca, ad una manciata di giornate dalla fine i giochi nei campionati di eccellenza e promozione sono praticamente fatti. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura torniamo sull'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Porcari, dove ha perso la vita una bimba di 12 anni. Domani i funerali. Si terranno sabato alle 14 nella chiesa di Padule i funerali di Margherita Tocchini, la bambina di 12 anni morta nell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Fossa Nuova a Porcari. A poche ore dal tragico episodio, tutta la comunità di Padule si è stretta attorno alla famiglia della ragazzina e di suo fratello maggiore, 17 anni, che era la guida dello scooter sul quale viaggiava la bimba e che per cause ancora tutte da accertare, mentre procedeva sul cavalcavia, ha sbandato finendo contro il guardrail. Secondo quanto ricostruito, i due fratelli stavano tornando a casa. Margherita aveva partecipato ad una lezione di musica e, come già accaduto altre volte, il fratello era andato a prenderla in motorino. Nonostante i soccorsi immediati, le ferite riportate nella caduta non hanno lasciato scampo alla dodicenne, mentre il ragazzo ha riportato solo lievi ferite. La tragedia non ha scosso solo la comunità di Padule, ma l'intera Porcari. Per questo motivo il sindaco Alberto Baccini ha confermato il lutto cittadino per sabato, giorno dei funerali. Annullate tutte le manifestazioni pubbliche anche per la giornata di domenica. Le altre notizie. Il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato il piazzale di un'abitazione di Barga che nelle scorse settimane era in parte franato riversandosi in un torrente. Gli agenti hanno appurato che l'area era stata realizzata senza alcuna autorizzazione, per di più utilizzando del materiale proveniente da lavorazioni edili e dunque classificato come rifiuto speciale. La forestale ha denunciato sia il proprietario dell'immobile sia il titolare della ditta edile che aveva portato qui il materiale. In Versilia, piccolo furto ma tanti danni all'azienda Pluriservizi a Camaiore. Nella notte ignoti sono entrati negli uffici di Camaiore ed hanno portato via 200 euro in contanti, provocando però danni materiali appunto per circa 20.000 euro. I malviventi hanno portato via dalla cassaforte circa 9.000 euro di buoni pasto, ma il comune ha la possibilità di bloccarli. I malviventi sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme, ma hanno fatto in tempo ad abbattere alcune pareti interne e la porta degli uffici. Il comune di Camaiore ha presentato denuncia e le indagini sono curate dalla polizia. Adesso ci spostiamo a Lucca. Il commissario Franco Chiriaco è stato eletto segretario della CGIL provinciale di Lucca. Continua l'opera di risanamento del sindacato che si avvia all'accorpamento con Massa. Arrivato da Roma come commissario per rimettere in sesto le casse della CGIL lucchese, Franco Chiriaco continuerà anche in futuro a guidare il sindacato provinciale. L'Assemblea lo ha infatti eletto a maggioranza nuovo segretario. Continuerà quindi l'opera di risanamento della CGIL, iniziata con il suo insediamento. La questione degli equilibri economici è stata risolta, ha detto Chiriaco. Adesso dobbiamo guardare al futuro e proseguire seguendo l'esempio degli enti locali. Tra un anno quindi ci sarà l'accorpamento tra i sindacati di Lucca e Massa per razionalizzare i costi e utilizzare al meglio le risorse. Ma così non si rischia di perdere l'aderenza con il territorio, almeno nelle sue realtà più piccole? Il neo segretario risponde così. No, io penso il contrario. Noi dobbiamo ridurre tutto ciò che è apparato della CGIL per arrivare più vicini ai posti di lavoro, più vicini alle persone, più vicini alla difesa dei loro diritti. Quindi ci allarghiamo, andremo da Alto Pascio fino a Pontremoli e quindi avremo, come dire, uno spazio che si integra
con queste esigenze, cioè ci muoviamo in base alle esigenze che il territorio proporrà, non ci chiudiamo, come dire, nelle nostre camere del lavoro, ma ci apriamo al territorio. In mattinata il congresso della CGIL a Lucca è stato movimentato da un'accesa discussione su un documento che proponeva le dimissioni, proponeva di appunto invitare le dimissioni di Mauro Moretti, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Vediamo che cosa è successo. Per parlare anche le vittime di Viareggio, però. È uno dei momenti più concitati della bagarre scatenatasi al congresso della CGIL su un ordine del giorno presentato da Riccardo Antonini, il ferroviere consulente di alcune famiglie delle vittime del disastro di Viareggio, poi licenziato dal gruppo FS. Con il documento Antonini invitava il sindacato a chiedere le dimissioni di Mauro Moretti da amministratore delegato di Ferrovie, in quanto rinviato a giudizio proprio per il disastro. E condannava anche il comportamento dei governi Berlusconi e Letta, che avevano invece confermato Moretti al vertice delle Ferrovie. Contro l'ordine del giorno c'è stata però la protesta della maggioranza dell'Assemblea, in quanto Antonini non aveva rispettato le procedure per la sua presentazione. E quando il commissario Franco Chiriaco ha dato il permesso ad Antonini di presentare ugualmente il documento, alcuni delegati sono usciti per protesta. Alla fine l'ordine del giorno è stato comunque bocciato con 76 voti contrari, 49 a favore e 19 astenuti. Lo stesso Chiriaco alla fine si era espresso contro nel merito, sostenendo la necessità di un documento che definisse meglio le responsabilità di Moretti come rappresentante di FS. L'hanno respinto perché la CGIL non vuole problemi sul piano politico, ha detto Antonini, che ha sottolineato come lo stesso ordine del giorno sia stato invece tranquillamente approvato dall'Assemblea Provinciale della FILT, il sindacato dei ferrovieri della CGIL. Oggi in prefettura c'è stato un incontro sulla questione degli addetti alla pulizia e alla sorveglianza delle scuole. C'erano il prefetto Giovanna Cagliostro, il senatore Andrea Marcucci, i rappresentanti della provincia e della scuola e i sindacati. Il senatore Marcucci, prendendo la parola anche a nome del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, ha assicurato l'impegno del governo per la ricerca di una rapida soluzione per i lavoratori. I sindacati hanno preso atto della proroga di un mese della copertura finanziaria dell'appalto, ma hanno anche sollecitato un'accelerazione della procedura. I carabinieri del radiomobile di Viareggio hanno arrestato per furto una ragazza ucraina di 30 anni. La giovane è stata sorpresa mentre rubava una bicicletta nel cortile di un'abitazione. Ai militari la ragazza ha giustificato il suo gesto dicendo di essere stata mandata a rubare perché in cambio delle bici avrebbe ricevuto una dose di stupefacente da uno spacciatore a cui si era rivolta. E il Comune di Massarosa ha approvato il bilancio di previsione 2014. Tra i punti principali è previsto il taglio medio del 10% della tassa rifiuti per le famiglie e per le imprese, la costituzione di un fondo di oltre 500.000 euro per ridurre l'ultima rata TARES 2013 a chi aveva avuto i maggiori aumenti. Riconfermate le esenzioni e le riduzioni TARES 2014 per le famiglie che hanno basso reddito. E siamo arrivati all'ancora. Questa settimana Sergio Talenti ci parla di un primato negativo raggiunto dalla città di Lucca, quello dell'inquinamento atmosferico. Tira una brutta aria a Lucca, e anzi direi la peggiore in tutta la regione. Questo accade perché le polveri sottili, che sono molto pericolose per la salute pubblica, superano la quota di 35 sforamenti l'anno. Al momento siamo già a 18 sforamenti dopo due mesi, il che vuol dire che a fine anno dovremo essere a quota 108 sforamenti, tre volte il limite previsto dalla legge. Questa è una bomba micidiale quanto silenziosa. Avevamo già lanciato l'allarme tempo fa, ma purtroppo ora Lucca ha raggiunto questo non invidiabile primo posto nella classifica. Seguono addirittura Firenze con l'intero suo agglomerato urbano, che è sicuramente molto più trafficato della nostra città, poi Pisa, Pistoia, Arezzo, il Valdarno, Pisano e via via tutti gli altri. Il piano approvato dalla Giunta Comunale di Lucca contro questo tipo di inquinamento da polveri sottili, il piano fu approvato nel 2012, evidentemente è rimasto nel cassetto. Vi si prevedevano, tra le altre cose,
in primis l'abbassamento della velocità oraria fino a 30 km nelle zone ad alto traffico, come pure il lavaggio delle strade per impedire il risollevamento, sempre nelle stesse zone, delle polveri sottili. Poi successivamente forme di interessante incentivamento all'uso dei mezzi pubblici e alla bicicletta. Di tutto questo non è accaduto niente. Eclatante protesta di Forza Nuova contro il premier Renzi. Nella notte i militanti del movimento hanno appeso decine di striscioni di fronte alle sedi toscane del PD. Gli striscioni recitavano, lo vedete anche nella foto, Renzi il nuovo cameriere, il popolo piange, ingrassa il banchiere. Sono state scelte le sedi del PD di 12 città toscane, tra cui anche Lucca, Viareggio e Altopascio. Nella foto proprio lo striscione attaccato nella città del Tau. E oggi a Lucca c'è stato un importante convegno riguardante il turismo. Vediamo. La sede di Confcommercio di Lucca ha ospitato l'incontro organizzato dalla Fondazione della Libertà per il Bene Comune sul tema del turismo come motore per la ripresa. Relatori importanti per un tema sempre più al centro del dibattito politico e sociale. Altero Matteoli, senatore e presidente della Fondazione, i senatori Andrea Marcucci e Bernabò Bocca, quest'ultimo anche presidente di Federalberghi Nazionale, il sindaco e il presidente della provincia di Lucca. Il dibattito è stato introdotto dal presidente di Confcommercio Lucca Aldemaro Cordoni e moderato dal caposervizio della Nazione Remo Santini. La discussione è stata centrata sul ruolo di Lucca e del suo territorio per riuscire ad inserirlo nel cuore di flussi turistici mondiali, anche grazie alla sinergia con l'aeroporto Galilei di Pisa. Il richiamo del presidente Cordone verso i commercianti cittadini è stato recepito notevolmente. La sala di Palazzo Sani è stata infatti insufficiente a contenere tutti gli intervenuti, sia rappresentanti di categoria che commercianti che rappresentanti politici. Nuova data del Lucca Summer Festival, nuovo colpo di Mimmo D'Alessandro. Il 2 luglio sul palco di Piazza Napoleone saliranno niente meno che gli Eagles, band famosissima negli anni 70. Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh, Timothy Schmidt torneranno nel nostro paese dopo 5 anni di assenza. Gli Eagles si esibiranno nel loro repertorio classico, includendo in questo tour alcuni brani mai prima di oggi suonati live. Torniamo a Lucca, rimaniamo a Lucca, la nostra città ha ospitato le finali regionali delle Olimpiadi della Matematica. 24 quesiti di algebra, logica, geometria e analisi, 2 ore di tempo per rispondere. In palio l'edizione 2014 della Coppa Fibonacci e l'accesso alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica. È stato, come da tradizione, l'Istituto Pertini di Lucca ad ospitare la fase regionale della competizione. Sono state 15 le squadre provenienti da altrettanti licei e istituti della Toscana che si sono sfidate nell'appassionante gara. A difendere il titolo il Liceo Scientifico Da Vinci di Firenze, vincitore delle ultime 2 edizioni, a caccia del 3° successo consecutivo che dà diritto all'acquisizione definitiva della Coppa. 5 le squadre a rappresentare la nostra provincia, il Liceo Carducci di Viareggio, l'Isi Fermi di Lucca, lo Scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio, lo Scientifico Vallisneri di Lucca e lo Scientifico Galilei di Castelnuovo Garfagnana. Le squadre lucchesi si sono comportate benissimo, ma alla fine la vittoria è andata proprio ai ragazzi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, che così hanno portato a casa per sempre la Coppa Fibonacci, oltre alle medaglie e ai complimenti da parte dell'assessore provinciale Mario Regoli e della dirigente dell'Isi Pertini Daniela Venturi. Sul podio, e dunque qualificati alle finali nazionali, anche il Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, giunto secondo, e il Liceo Scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio, che ha conquistato la 3ª posizione. E così, alla fine, il podio è stato identico a quello del 2013. È tutto per questa prima parte del TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.